Tuffato anche a mare la prima volta? Sì, la prima volta. Ale! Cioè, diciamo, è stato bello. Da dove arrivi tu? Arrivo da Firenze. Ogni estate, inverno vengo qua perché ci sono i miei nonni. Com'era l'acqua? Fredda, però a primo impatto era fredda, però poi quando entri, diciamo, cioè ce la fai a stare. 30 anni che sei, si tuffa qui a mare. Sì, questo è il 30° anno. Abbiamo 2 anni di pausa a causa del Covid e quest'anno abbiamo ripreso. Temperature alte questa mattina? Questa mattina sì, una giornata sempre estiva. Ricorda un tuffo così con queste temperature? Ci sono stati altri anni con questo clima, sì. Lei è la prima volta? Sì, per me quest'anno è la prima esperienza. Ma sicuramente, come dire, il bagno è una cosa evocativa, simboleggia, diciamo, una rinascita, un rinnovamento, scrollarsi di rosso quelle che sono le vecchie situazioni e ripartire con le nuove. Oggi questa giornata ci facilita e quindi siamo qua contenti per iniziare l'anno così, con questo piglio di audacia. Ecco, in veste di Babbo Natale, lei è il primo anno che si tuffa. È il primo anno, sì, è il primo anno e volevo partecipare a questo meraviglioso tuffo, anche perché in qualche modo ci purifichiamo, è una catarsi, diciamo, no? Cerchiamo di purificarci di tutto quello che abbiamo fatti in questi giorni. Ecco, sì, è bello. Un cappellino simpatico, ecco. Eh sì, è per l'occasione, no? Siamo ancora nelle feste più o meno natalizie, per cui niente, è di buon auspicio a questo tuffo, che spero sia divertente. Che diamo ai cittadini e regine, sindaco, in questo tuffo qua a mare? L'augurio che sia un anno migliore di quello che è passato. Si dice sempre così ogni anno. Io mi accontenterei che arrivi un anno come quello dell'anno scorso, con qualche piccola migliore. Qui anche oggi facciamo questo tuffo, o meglio, faranno questo tuffo. Come vedete, il tempo lo permette. Questa è una delle bellezze del nostro territorio. Al primo gennaio riuscirà a fare un tuffo col sole che splende e ci riscalda. Speriamo che questo sole duri tutto l'anno. Nel senso metaforico, che riscaldi i cuori di ognuno di noi, Santissima Trinità, che risvegli le coscienze e che risvegli in noi anche la consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo fare. Quindi questo è il mio augurio per la nostra città. Tranquillità intanto e poi l'auspicio che la protezione, la liberazione, si risvegli in noi la consapevolezza, una cosa scelta, la benedizione. Siamo arrivati al 50° anno di questo tuffo a mare qui a Reggio Calabria, ecco, anche con il 50° del ritrovamento dei bronzi di Riace. Ecco, la cosa importante, 50° cosiddetto ufficiale, perché 2 anni sono stati pandemia, del tuffo in mare di Capodanno, intitolato a Mimì Fortunio, la mitica figura direttore del Lido Comunale di Reggio Calabria, che ha voluto fortemente appunto nel 1972 il primo tuffo in mare di Capodanno. Corrisponde anche al 50° del ritrovamento dei bronzi di Ace. Questa sera, questa mattina verranno proprio, grazie al Canoa Casa Club di Reggio Calabria, portate 2 statue, 2 figure a largo e poi verranno recuperate un attimino dai tuffatori proprio per rievocare simbolicamente quando furono trovate nel meraviglioso mare di Riace. Quindi 50° tuffo in mare di Capodanno, 50° del ritrovamento dei bronzi di Ace. Le 500, le Vespa Club, c'è tanta bella gente, grazie al signor Como ovviamente qui del comune per la grande disponibilità e per la cosa bella, se voglio dire, questa grande sinergia che c'è ovviamente tra le varie associazioni e la cosa importante è il folklore, la voglia della gente di partecipare per fare festa. Il clima, scusami Graziano, è una meraviglia, voglio dire, dove trovi in Italia 20 gradi il 1° gennaio 2023. Quindi viva Reggio Calabria, viva il tuffo in mare di Capodanno.